Ciao ragazzi, bentornati su Langa Studio, sono sempre io, il vostro Andrea del reparto grafico e oggi vi spiegherò in breve un progetto di rebranding per un target più giovane, più fresh. Ve lo faccio vedere subito. Parliamo di una società di eventi. Quando si organizza un evento, giustamente la cosa fondamentale è quella di far trasparire fin da subito il mood specifico, perché una buona parte del successo di un evento si ottiene già dal modo in cui ci si approccia. Il cliente in questo caso voleva un restyling del proprio logo che, come potete vedere, si presentava in questo modo, per arrivare a un pubblico più giovane. Il problema di questa società è che non aveva un'immagine abbastanza forte dietro. Quando noi sviluppiamo un digital, non pensiamo a un singolo elemento, ma cerchiamo di dare al cliente finale una brand identity totale. Ecco, qui siamo ad esempio partiti dalla P di Party Mode, che era già nel lettering del logo precedente, e l'abbiamo resa più morbida, partendo dalle forme geometriche e realizzando la lettera tramite la loro unione. In questo modo non solo abbiamo realizzato la forma di una P, ma se ci fate caso, questo design rimanda anche a una nota musicale, una croma rovesciata al contrario. Perché l'abbiamo fatto? Per creare un qualcosa che andasse oltre la semplice lettera P, ma che andasse a rappresentare fin da subito il core dell'attività del cliente. Come potete notare, per il colore abbiamo voluto poi agire tramite sfumature che variano dal giallo ocra al fucsia. Sulla destra invece abbiamo applicato delle ombreggiature viola per dare più tridimensionalità al logo. Ricordiamo che digital non ha solo un elemento, ma sviluppa intere linee di comunicazione. In questo caso per il cliente abbiamo sviluppato lo studio di un font che ha aiutato la committenza nel tempo a mostrarsi al meglio attraverso i vari metodi comunicativi. Come potete notare in schermata, abbiamo scelto un font bold sans serif, largo e schiacciato, per creare composizioni come queste in cui anche la parte tipografica gioca un ruolo importante. Per presentarlo al cliente ci siamo avvalsi di mockup personalizzati, attraverso i quali abbiamo realizzato appunto delle ipotesi su come sarebbe dovuto essere applicato questo logo, in base soprattutto a quello che ci siamo detti con i clienti in fase di briefing. Qui lo abbiamo riportato su biglietti per eventi, qua ad esempio su template per comunicazione social e pass per gli organizzatori. Ovviamente queste sono state le nostre ipotesi. Al fondo del progetto abbiamo fornito al cliente tutti i file vettoriali a raster.